Le nostre prime ricerche su Radonageddon si sono concentrate sul periodo dell'adolescenza fino ai 30 anni. Ma i ricercatori non sono rimasti particolarmente colpiti dai suoi modi pacati e dagli occasionali scoppi di folle violenza. Non ci sembrava un personaggio adatto a essere selezionato. Così ci siamo spostati sulla sua prima infanzia, pensando che l'America precoloniale potesse risultare più interessante. Come vedete, c'è un fascino ingenuo nell'innocenza di questo ragazzino. Purtroppo i nostri ricercatori hanno scoperto che la storia di questo giovane è anch'essa troppo problematica. Innanzitutto la preponderanza della cultura Mohawk non lascia spazio per raccontare le vere origini dell'America. E in secondo luogo, la lingua Mohawk presenta evidenti problemi per gran parte del pubblico. Pertanto riteniamo che sebbene i primi anni di Radonageddon possano interessare un pubblico più colto, è improbabile che abbiano successo su vasta scala. Sono troppo strani, insomma, per l'utente medio. Il nostro team suggerisce di scartare questo progetto.